Buonasera amici di Dopocena, benvenuti a questa puntata. Sarà una puntata musicale, ma non solo musicale, parleremo anche di un importante aspetto della nostra società, ovvero sia il risparmio energetico. Introduciamo, bando alle ciance, come si diceva, subito i nostri ospiti, così capiamo l'indirizzo della puntata. Allora, vedete sull'altro divano di Dopocena, salutiamo in ordine non di importanza ma di apparizione il maestro Pier Giorgio Caselli, benvenuto. Accompagnato dalla sua inseparabile tromba, ormai, eccola, munita di sopravvivenza. Al suo fianco Luca Vagnini, cantautore fanese, ormai grazie, proiettato verso insomma dimensioni che speriamo sempre di più. No, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Allora, alle loro spalle tre giovani fanciulle che dopo prenderanno la parola anche loro, vi darò la parola anche a voi, che ci spiegheranno insomma qual è la radice, qual è l'anima di questo progetto. Però per farlo conoscere a chi comunque non lo conosce, mi avvalgo della gentile collaborazione nonché illustre del maestro Caselli. Allora, mi illumino di meno, che cos'è? Facciamo un po' di breve cronistoria. Ormai da 10 anni, come servizi educativi del Comune di Fano, volevamo appunto promuovere la campagna tirata avanti da ormai da 14 anni, mi dicevate, sì, da Caterpillar, mi illumino di meno. Non solo per la giornata del... di solito è il secondo venerdì di febbraio, quindi giornata del risparmio nazionale, ma per sensibilizzare tutto l'anno il risparmio nelle scuole fanesi. Quindi abbiamo iniziato facendo il concerto a luci spente tanti anni fa, solo con la banda. Poi ci siamo inventati, scrivo una canzone e mi illumino di premi. Abbiamo chiesto alle scuole elementari e alla prima, la prima classe della scuola secondaria di primo grado, la prima media, di mandarci entro dicembre il testo di una canzone, chiaramente a risparmio energetico. Poi dove io come animatore dei servizi educativi ho avuto la fortuna, infatti anche le ragazze si ricordavano una canzone di 3 anni fa, di operare, abbiamo fatto in maniera molto molto larga e puntigliosa il risparmio energetico. E poi ci siamo avvalsi della collaborazione di artisti amici, perché abbiamo sempre chiesto di farlo gratis, in questo già ringrazio tutti quanti in ordine, Nicola Gaggi, Stefano Fucili e Luca. Quindi un personaggio famoso, un cantante, cantautore, che si è preso il testo e l'ha trasformato in una canzone, inviato a Caterpillar e sperando di avere un'ottima risonanza. E tra l'altro il primo anno avemo la diretta il giorno proprio della giornata del risparmio energetico, e negli 2 anni consecutivi, l'anno scorso con Stefano e quest'anno con Luca, ci hanno chiamato e abbiamo fatto la diretta radiofonica, quindi con grande risonanza per il Comune di Fano e anche per i nostri, speriamo, cantautori, perché come ho detto in radio, la paga, l'unica paga è la pubblicità per il loro prezioso lavoro gratis. Ecco, pane e gloria, insomma, esatto. Tanto per, ecco, va bene. Caterpillar è una nota, lo diciamo per quei insomma, pochi che non lo sanno, una nota trasmissione radiofonica di Rai 2, insomma, di grande successo, insomma, insieme a tante altre. Allora, maestro, insomma, molteplici le attività, insomma, sue in quanto tale, però questa è una campagna che insomma, la coinvolge abbastanza nell'intimo. Sì, perché lavorando ormai da 14 anni, sì, 15 anni per i servizi educativi, fatto sempre ecologista, iscritto a Greenpeace da non so quanti anni, ecologista convinto, già dai primi anni del servizio per, appunto, per il Comune di Fano, ho portato avanti campagne per la raccolta differenziata, per l'ecosostenibilità, le energie rinnovabili e tutto quello che può essere divulgato nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia. E quindi ho preso subito la palla al balzo per coinvolgere i miei allievi, se si può dire, i miei discepoli, ecco, discepoli. Diamo quest'aurea in quello che ho anche nel profondo per insomma tenere buono questo pianeta. E infatti poi tra l'altro il 13 faremo una lezione concerto alla scuola Media Padalino, dove saranno coinvolti Stefano Fucili, che è l'autore dell'inno dell'anno scorso, Luca, e i ragazzi che canteranno e
faranno tante altre cose. C'è anche una performance del Teatro Linguaggi con Sandro Fabiani, io sono un ammiratore di Sandro Fabiani, una performance al risparmio energetico sempre all'interno della appunto della Scuola Media Padalino. Stefano Fucili presenterà anche il suo disco Non prendeteci per il pil, Luca ci canterà due o tre, vedremo, del suo disco. L'ultima volta ho visto, ho sbagliato il titolo, quello che... Il mio disco? Sì. Hai sbagliato anche quello di Stefano, che si chiama Vita Libera. Adesso, Vita siamo Libera, colleghi, è vero? Quindi... Scusa Stefano. Il mio si chiama Tutto ciò che vedo fuori dalla finestra. Giorgio, dovrai fare pubblica ammenda. È bello, perché così è bello la diretta. Verrai fustigato pubblicamente, insomma. Vabbè. Il padalino l'ho detto, vero? Sì, la prof, che ringrazio, la prof Fazio, che è stata e sarà una grandissima spalla per questo progetto. E nonostante avessi fatto un promemoria così, durante la diretta appunto Caterpillar Radio 2, ho detto classe prima A e prima C, ho detto padalino, quindi padalino, scuola media padalino, salutiamo il preside. Ecco, pronti, via. Che poi sì, ci ha accolto a braccia aperte per la mattina del 13. Poi il pomeriggio in piazza 20 settembre, anzi ringrazio Luciano Cecchini per il palco, questo ci tengo perché ci ha concesso gentilmente il palco, Cecchini, Luciano, sapete chi è, tutti quanti, e quindi inizieremo alle 17.30 con delle scorribande della banda cittadina a suon di l'inno storico di Caterpillar. Quindi mentre la banda scorrazzerà per le vie del centro, noi ci prepareremo in piazza. Attenzione, e quindi noi ci prepareremo intanto sound check e proveremo la canzone. Poi appunto poco prima delle 18 ci sarà Fabrizio Bartolucci che farà una performance lo stesso risparmio energetico, faranno una danza maori, quindi una danza maori stile black, poi si spegneranno le luci e la banda interverrà di nuovo quelli con l'inno storico di Caterpillar, un paio di brani. Poi saranno delle lanterne, perché sempre promosso dal Laboratorio Fanno Città di Bambini, Servizi Educativi e il CREMI, il Centro di Ricerca Interculturale, la cooperativa Opera con Francesca hanno fatto delle lampade, delle lampade sempre con materiale di riciclo, e quindi con una musica orientale, posso svelare altro, ecco. Introdurranno il buio. Poi ci sarà la presentazione dell'inno ufficiale di quest'anno. Sarà fantastica, ecco. Bene, sì. Con la classe prima C che canteranno e faranno anche i segni, ecco. E anche la classe quinta di Ponte Metauro. Ecco, bene. La prima B. Si può girare la telecamera? La prima B è appunto fare linguaggio dei segni. Non lo vedete, ma ci sono genitori, insegnanti dall'altra parte dello studio che insomma gesticolano, aiutano il maestro in questa enunciazione. Anche perché il fatto l'idea della prof di farlo con il linguaggio dei segni è stata veramente bella e ha colpito anche la redazione di Caterpillar. Io ho detto, ma ci rifate una diretta per questa cosa? Non ho avuto risposta, quindi. Allora interpelliamo chi di dovere di Caterpillar, insomma, una canzone con Liz alle spalle, insomma, non c'è. Dopo noi ve la faremo vedere, perché insomma ci canteranno dal vivo la canzone e ci saranno le alunne che faranno anche questo pezzo di Liz, così è una cosa veramente lodevole, complimenti, vi faccio i complimenti insomma in prima persona. Poi andrà avanti, per questo abbiamo voluto quest'anno, d'accordo con Samuele Mascherini, l'assessore, rifare il riassunto delle puntate precedenti, cioè richiamare tutti i partecipanti storici, quindi ci sarà l'esibizione di Stefano con il CD Vita Libera. E poi abbiamo anche Nicola Gaggi, è stato il primo anno, 3 anni fa appunto, con adesso non mi ricordo il titolo, figuraccia, scusa Nicola. Chiediamo bene, Nicola la farà da lì. Note di energia, note di energia. E avrà anche qualche componente della Borghetti. E poi gran finale con Banda e Luca che ci farà, vedremo, lo sfrutteremo
Poi coinvolgeremo anche la piazza con appunto due canzoni della scuola primaria di Ponte Metauro, che faranno un rap con un body percussion, e faremo una canzone scritta insieme anche altri, questi altri mammalucchi qui, 2 anni fa, quando ancora facevate la quarta elementare. Esatto, metti una ciabatta che col dito scatta, ecco. Con la gara di scioglilingua finale. Badato dei mammalucchi, insomma, tanto per... Che razza di maestro che c'è, mamma Luca, va bene. Bisogna dirgli bravo, tutto prima che per dire il titolo fa le prove, metti una ciabatta. Dopo, hai detto bene, rassegnati. Allora, dopo ridiamo in fine di puntata anche bene gli orari, l'appuntamento, così noi andiamo in onda di martedì, venerdì, quindi praticamente fra 2 giorni ci sarà questa pièce, questa performance teatrale. Allora, Luca Vagnini, l'altra anima musicale di questa puntata... E, voglio dire, quando ti si tira in mezzo non ti risparmi, diciamo, insomma, ti butti nella mischia e accetti le sfide. Come hai accolto questa proposta così maestro? Quando il maestro me lo propose, che poi se lo chiamo maestro si incavola, sì, vabbè, ci conosciamo nella vita. Lo chiamiamo maestro così per un leggero... Mi chiude il telefono quando gli dico ciao maestro. Tu. Timore reverenziale. Allora, so. Quando Giorgio mi propose questa iniziativa io accettai subito, perché comunque la conosco e ho sentito anche le precedenti edizioni, quindi per me è stato molto piacevole, ma soprattutto è stato... È un piacere enorme poter fare qualcosa con i ragazzi, perché poi è stata una cosa che poi spiegheremo, no? L'hai già accennato tu, certo. E quindi per me è stato un gran piacere collaborare con i ragazzi, e la seconda cosa è stato un grandissimo onore comunque prendere parte a questa iniziativa rappresentando il comune di Fano comunque, e quindi far qualcosa per la città a livello nazionale per me è stato veramente un grandissimo orgoglio, e devo dire la verità è stato anche una sfida personale, ecco. Sfida personale perché sai, io non parto mai dal testo quando scrivo, poche volte, ma sicuramente non avevo mai musicato un testo di un altro, ecco. O di altri, di altri, giusto? E quindi per me è stata proprio una bella sfida. Una sfida vera e propria, perché ho ricevuto i testi che poi abbiamo selezionato il 24 di dicembre. Ah, ecco, proprio sotto. Sotto le feste di Natale, e il tempo massimo per iscriversi era il 6 gennaio. Quindi gli hai fatto il regalo. Poi insomma. sono stato male 2 giorni sotto le feste, quindi abbiamo fatto tutto, ma credo che è stata proprio fantastica. No? È stato proprio. Quindi tu hai letto il testo, l'hai musicato, poi l'hai un po' aggiustato come metrica, mi dicevi prima. Sì, anche perché purtroppo il regolamento del concorso, che a me mi fa un po' sorridere perché c'erano altre cose che fanno un po' sorridere, però richiedevano delle determinate parole, che il testo avesse anche una parte in inglese, e allora ho dovuto, che poi l'inglese non lo so, anzi ringrazio pubblicamente Valentina Sorce che mi ha tradotto la mia idea, e quindi ho dovuto un po' aggiustare anche metricamente il testo, ma diciamo, e lo dico molto sinceramente, hanno fatto un lavoro eccezionale. Beh, anche con le loro professoresse. Facciamogli pubblicamente un bel applauso. Veramente, allora. veramente brave. Complimenti. E poi volevo, ci tengo, veramente, lo sai, personalmente te l'ho detto, ci tengo molto a dire che questa cosa del linguaggio LIS è una cosa bellissima. Mm-hmm. Personalmente poi la sento abbastanza... vicina. Direi che è stata una bella intuizione. E quando mi hanno proposto questa cosa ho detto a Giorgio qui ancora in questa più. Trasmissione proprio fortemente la volevo, perché è una cosa molto importante che poi ci tengo particolarmente. Insomma. Certo. Allora c'è anche un risvolto insomma particolare, che questa canzone ha avuto un sacco di like, un sacco di mi piace. E insomma questa cosa merita la giusta ribalta, perché no, insomma, bisogna dirlo, insomma, no? No, senza fare polemiche, no, però. Maestro Giorgio. Perché no? No, perché praticamente spieghiamo ai tanti telespettatori che ci guardano, innanzitutto vi ringraziamo perché la risposta dell'intera città e non solo è stata veramente altissima sul mio profilo Facebook. Noi abbiamo cercato di tartassare, la gente mi fermava, più. Oh Luca, bella la canzone, basta e pubblicarla perché vien via, è stufato. No, però, si condivideva poi a catena. Sì. Vabbè, perché comunque serviva, perché una delle voci del regolamento era quello che la canzone doveva
doveva avere più mi piace ecco. possibile, e entro il 23 gennaio che avrebbero poi scelto le tre migliori, e noi al 23 gennaio ne avevamo 204 di mi piace, la seconda ne aveva 115, quindi avevamo stravinto quasi il doppio. Loro avevano fatto un lavoro eccezionale, battaggio mediatico, io mi ero divertito ed era riuscita la cosa, però poi alla fine è andato così. Vabbè. Vabbè, complimenti a chi ha vinto, per carità, però noi moralmente abbiamo vinto, vero? Bisogna, come si dice, dare a Cesare quello che di Cesare. Insomma, sì, tutti i like che ci siamo presi, grazie. Siete presi, ecco. Grazie a chi ha sopportato e ha votato, è anche merito veramente vostro. Bene, onore e merito. Allora, interpelliamo i Mammalucchi, come non è mia dizione, è stato il maestro che vi ha apostrofato così. Allora, le presentiamo, io almeno vi introduco, così dopo poi ci parlerete spontaneamente, non è spontaneamente, sono due giorni che si imparano la lezione, ma insomma diciamo spontaneamente, no, io scherzo, sono carinissime, sono molto emozionate, grazie innanzitutto per essere qui e per prestarvi a questa cosa. Allora, la prima della fila, Sofia Cardinali. Sofia, tu mi vuoi parlare insomma del concetto di risparmio energetico, giusto? Sì, tanto per iniziare volevo dire che il nostro istituto Giovanni Padalino ha ricevuto per il settimo anno consecutivo la bandiera verde, proprio per l'attenzione e l'impegno che pone per la salvaguardia dell'ambiente. E noi ragazzi dobbiamo essere consapevoli dell'importanza del rispetto dell'ambiente, che vuol dire non sprecare, per esempio, acqua e energia elettrica. Per non farlo potremmo usare lampadine a basso consumo, spegnere i nostri apparecchi elettronici quando non li usiamo per un po'. Poi usare il più possibile energia pulita, come per esempio l'energia solare, installando dei pannelli solari e impianti fotovoltaici sui tetti delle nostre case. E si può anche sfruttare l'energia del vento costruendo impianti eolici. E importantissimo è il riuso e il riciclo. La nostra scuola ha pensato di fare dei mercatini solidali, i cui articoli sono esclusivamente realizzati con materiale di riciclo. Bello, complimenti. Allora, insomma, vedo che hai ben preciso che maestro, vedo che lei l'ha proprio... No? Loro, le maestre. No, bene, è giusto che insomma le generazioni future abbiano un pianeta il più, insomma, il più fruibile possibile, insomma, che, no? La green economy questo dice, insomma, che non ci sia un depauperamento tale, no? Delle generazioni attuali a discapito delle generazioni future. Esatto. Questo è un po' il concetto. Ma poi la cosa che mi piace un sacco è che lavoro con loro e magari nella scuola elementare, poi me li ritrovo alla scuola media con una consapevolezza ben più ancora ampia, più... quindi vuol dire che il lavoro funziona, funziona, insomma, che il tam tam c'è. Poi la cosa fantastica, se posso dire, tornando anche un po' alla canzone, è che ci accorgiamo quanto noi, diciamo, grandi dobbiamo veramente prendere lezioni da dei ragazzi come loro, cioè ci credono a quello che dicono, e quindi è una cosa, e quindi è bello molto. Allora, Sofia era della prima C, sì. Accanto a te, Sofia, c'è Elena, che invece è della prima A. Allora, Elena Natale, Elena, tu mi vuoi raccontare invece della canzone, è giusto? È stata l'insegnante di musica, la professoressa Fazio, che ci ha proposto di partecipare a Mi illumino di primi. Bene. Ci ha parlato brevemente di Caterpillar, un programma di Rai Radio 2, che ha ideato Mi illumino di meno, un'iniziativa dedicata al risparmio energetico. Ci siamo messi al lavoro partendo dal titolo della trasmissione e dalla poesia Mattina di Ungaretti, e così è nato subito il ritornello. Poi ci siamo divisi in gruppi e abbiamo trovato delle frasi sui vari temi: utilizzo di energia pulita e rinnovabile, diminuzione dei consumi e quindi della bolletta, uso, riuso e riciclo dei materiali. Abbiamo rimesso tutti insieme e spedito velocemente. Quando la professoressa ci ha comunicato che il nostro testo aveva vinto, siamo stati felicissimi, ma
Sorpresa più grande e più bella l'abbiamo ricevuta nel momento in cui abbiamo potuto ascoltarla e cantarla con la musica di Luca Vagnini. Beh, immagino. Lì è stato proprio, come dire, il coronamento, no, di tanta fatica. Siete contenti che canta lui, vero? Sì, sì, molto. Si vede, si vede. Luca, insomma, c'è da andarne orgogliosi. Orgogliosi, bene. Allora, insomma, Liss non ha colpito soltanto te, il linguaggio dei segni, ma è anche un messaggio importante, è giusto? Me ne parli tu, che sei? Buonasera a tutti, sono Camilla Davoit e frequento la classe prima B della scuola media Padalino. Nella mia classe è inserita una ragazza, Elena, che non riesce a parlare ma può sentire. Elena, per comunicare con noi, usa la LIS, la lingua dei segni italiana, che è una lingua vera e propria, come l'italiano e il tedesco che io studio a scuola. Ma a differenza delle lingue vocali, che usano un canale vocale acustico, la lingua dei segni usa un canale visivo-gestuale. Perfetto. È la lingua naturale della comunità sorda italiana. Ma non solo, infatti, insieme a Elena, la utilizziamo anche noi che ci sentiamo. Noi della prima B abbiamo già imparato l'alfabeto della LIS e molti segni che ci permettono di comunicare con lei. Devo dire che grazie alla LIS, Elena inizia ad esprimersi di più con la voce, certo, e a comunicare con la parola. E qualche volta le insegnanti sono costrette a dirle di far silenzio. È molto bello sentire Elena quando mi chiama Milla, e ormai per tutti sono Milla. Ecco. Questo ci fa capire che Elena non viene emarginata ed esclusa, ma fa parte del gruppo. Poi, grazie a lei abbiamo imparato una cosa che non avremmo avuto l'occasione di imparare. Poi, la classe prima B è una classe multietnica e grazie alla lingua dei segni tutti riusciamo a comunicare. Con lei abbiamo fatto diversi progetti, in particolare cantare con i segni, dove abbiamo tradotto il LIS con l'aiuto del prof di musica Paolo Petrucci delle canzoni come La guerra di Piero, Jingle Bells e L'inno di Mameli. Adesso, il 13 febbraio, canteremo la canzone Sarà fantastica. Posso solo aggiungere grazie Elena. Eccomi, complimenti e grazie Elena. Chi perché... Però c'è un insegnante che vi insegna il LIS, no? Ecco, l'ha già detto Milla, sì. Dillo, perché sì, veramente anche complimenti all'insegnante, no? Che... Come si chiama l'insegnante, lo ricordi? Chiara Santini. Fantastico. Chiara Santini, allora... Brava Chiara. Onore e merito e, insomma, maestro, un bel messaggio anche, no, di... senso di appartenenza e anche di essere aperti a nuove, no? A nuove cose. La musica è un linguaggio universale, però per ascoltarla si ricorre anche a, no? All'LIS. Quindi, insomma, si mischia un po' tutto, tanti concetti, no? L'unione di diverse culture, di diverse, no? L'integrazione, la musica. Un bel messaggio, è vero? Bellissimo. Bene, allora, siccome... ormai ci hanno, come dire, fatto venire l'acquolina in bocca e giustamente adesso vogliamo vedere e sentire anche la canzone, perché questa canzone si vede e si sente, per cui insomma adesso stacchiamo un attimo e poi con il beneplacito dei nostri musicisti in studio ascolteremo questa bellissima canzone. Che facciamo? Che cosa ci accadrà? Immobile e buia è la città. Ma guarda, c'è la luna, le stelle in mezzo al cielo. La loro luce basta a far brillare il mondo intero. Ed ora in mente ho un'idea, neanche troppo drastica. Una soluzione che... e starai insieme a me, vedrai, sarà fantastica. Mi illumino di mense, diceva la poesia. Mi illumino di me, oggi è casa mia. Con un impianto eolico ed un pannello solare, ci sarà un guadagno soprattutto culturale.
darling, if we turn on the light, we say every day, the heart of the world will light up today. Nine, 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 nine. Spegniamo la TV, per ore sul computer non ci resto più. Fermiamoli un momento, mettiamoli in stand-by. Dobbiamo farlo subito o saranno guai. Bisogna rinnovare, riusare, riciclare. È un po' difficile, però ci si può fare. Questa rivoluzione sappiamo cos'è, risparmio garantito, bolletta, ciao! Hey! Mi illumino di naso, diceva la poesia, mi illumino di meno, dico oggi è casa mia. Con un impianto eolico ed un pannello solare, ci sarà un guadagno soprattutto culturale. If we turn on the light, we say every day, we light up the world, we light up today. Illumino di manso, diceva la poesia, illumino di me, dico oggi è casa mia. Lai, 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 la, 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 lai, 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 la, 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 la. Lai, 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 lai. Beh, bravissimi, bravissimi, complimenti ai nostri artisti, è veramente, veramente una performance. Sì, dai, Luca Vagnini, no, notoriamente, è notoriamente molto, molto crude, cioè molto esigente verso se stesso. Io che non mi ricordavo le parole, loro esatto, complimenti anche a voi, siete state bravissime, un applauso, insomma, da noi tre, però penso che il pubblico a casa ve ne faccia tanto, siete state veramente molto brave. Poi questa... No? Questo abbinamento è veramente inedito, ma molto bello, molto bello. Il futuro, vai, vai, il futuro, vai. Allora, ricordiamo, maestro Pier Giorgio Caselli, rientri nel, da plomb nella sua veste istituzionale. Allora, ricordiamo velocemente, cosa verrà venerdì? Venerdì mattina alle 10.30 presso l'Istituto Padalino, lezione concerto con Stefano Fucili, Luca Vagnini, ci sarà anche Stefania Carboni, l'attrice che declamerà, canterà. E poi avremo una performance del Teatro Linguaggi con Sandro Fabiani, la mattina appunto, pomeriggio dalle 17.30 in piazza, prime incursioni della banda con a suon di inno storico di Caterpillar, poi dalle 18.10 sempre Teatro Linguaggi con Fabrizio Bartolucci e la signora, poi la banda di nuovo, le lanterne con la cooperativa Opera, Luca con l'inno e 4-5 classi, Stefano Fucili che ci riproporrà la canzone dell'anno scorso, Nicola Gaggi con la Borghetti, chiaramente tutto sarà fatto a risparmio energetico, quindi non aspettate l'impiantone. E poi gran finale con la banda e Luca e balli free per tutti. Quindi jam session, esatto, globale alla, esatto, fine. Devo ballare, certo. No, devo ballare, non ho capito. Sì, ballo. Sì, mi sa di sì, c'è che non ti puoi. No, quindi jam session totale. Quindi un pomeriggio di grande musica e di grandi performance in piazza venerdì dalle 17.30 in poi. Però, per quanti volessero risentirsela nelle orecchie dopo averla sentita qui negli studi di dopo cena, Luca, c'è anche il web che ci viene incontro. Sì, c'è, probabilmente sono già corti. No, però volendo potete ascoltare questa canzone che, ripeto, hanno scritto loro. Io ho avuto il piacere enorme di musicare e interpretare. E andando sul mio canale YouTube, Luca Vagnini Official,
Official. Sono 3-4 di Luca Vagnini che mettono le canzoni, ma non sono io. Non sei tu. Quindi l'Official. Potete ascoltare l'inno di quest'anno di Mi illumino di meno, sarà fantastica. In inglese ve lo ricordate? Will be, it will be. No, come it will be amazing. Amazing. Che amazing. Scritta io, scritto, ricordo, l'hai visto prima. L'hai scritto tu. No, scritto io. Va bene, allora, grazie a Luca Vagnini, grazie al maestro Pier Giorgio Caselli, grazie alle ragazze della Padalino, complimenti ancora per testi e anche performance qui negli studi, insomma avete visto con che sicurezza hanno affrontato le telecamere, avranno un avvenire, grazie a tutti voi per essere stati qui e per averci allietato in questa puntata di Dopo Cena. A voi, a Pierino, grazie. Grazie, alle prossime allora.